Puntare ai tre punti per mettere pressione a chi è davanti, trasformare le emozioni del bel pari contro la Juventus in molla per provare un altro salto in avanti. Benvenuti dal campo centrale del Centro Sportivo Bismara per la sfida tra Milan e Sassuolo. È tutto pronto e si può partire allora. Giacinti prova a mettere in mezzo il pallone, allontana così così Molin, poi arriva Erum. Tenta la conclusione su una fase di disimpegno non perfetta da parte del centrale svedese. Ancora per Cionch. Protegge bene il pallone sull'attacco di Camila Dulcova. Poi viene aria Bergamaschi. Eccola la prima occasione in favore del Milan. E allora attenzione al Sassuolo in area di rigore con Ferrato che prova. La conclusione fortunatamente debole centrale. Ma è bravo subito a recuperare il pallone con Cioncia che va poi dentro da Tuceri, può entrare in area di rigore. Tuceri dentro! Il palo di Bergamaschi che non è fortunata. E grande libertà per Tuceri che mette dentro Bergamaschi, deviazione. Lontana senza grandi problemi la difesa del Sassuolo, poi spunto ancora di Tuceri. Sinistro! Traversa! E non è proprio fortunato il Milan. Brava qui a rientrare su Pondini, la lascia lì, esterno, collo pieno, traversa. Cross in area di Tuceri, è ottimo Bergamaschi con il colpo di testa sul fondo. Ha impattato male Valentina, ma che grande occasione in apertura di ripresa per il Milan. Gran palla, come sempre, di Linda Tuceri Cimini. Sponda di Sabatino che poi attacca la profondità, attenzione al buco qui con Dubkova che si inserisce. Dubkova in area di rigore, destro, largo, che brivido. E ora ci proviamo con Bergamaschi che va sul fondo, la mette dentro e arriva il gol di Sandra Žigić. La sblocca il Milan con la discesa di Bergamaschi che torna Bergamassist. Bergamaschi va via Molin, dentro e Žigić col tacco. Gianni in area di rigore, Salvatori! Rinaldi trova il gol andando in anticipo ma commettendo fallo. Secondo il direttore di gara aveva trovato un gol da bomber. Deborah, vediamo qui una leggera spinta. Giacinti bene dentro per Žigić in area di rigore, sinistro in mezzo, prova ad arrivare Giacinti, palla che resta lì e si salva in qualche modo il Sassuolo. Brava Sandra Žigić qui a controllare con calma dentro col sinistro. Giacinti da terra, provato a concludere e poi il sandwich. Enrico cambia gioco, male però per Tuceri che riesce a chiudere, finisce qui, vince il Milan 1-0, la decide Sandra Žigić ed è un gol da tre punti ma soprattutto da momentanea testa della classifica. Per oggi è tutto amici di Milan TV, un saluto da parte di Simone Nobilini e un appuntamento con le nostre programmazioni.